Sentinelle dell'Aria è un progetto promosso da Eco Istituto Reggio Emilia a Genova, rivolta ai giovani da 10 a 35 anni e realizzata nell'ambito del patto di sussidiarietà della Regione Liguria che ha finanziato il progetto stesso. Il progetto ha coinvolto due scuole medie e due istituti superiori, in particolare gli istituti nautici di Genova e di Camogli, in complessivamente 190 sentinelle, a cui è stata affidata la possibilità di effettuare misure della qualità dell'aria dentro la loro scuola, all'esterno della loro scuola e all'interno delle loro abitazioni. Questi strumenti sono stati in particolare, come dire, un sensore per l'anidride carbonica come questo, che misura in continuo la concentrazione di anidride carbonica e che ha permesso di realizzare se esisteva un buon areggiamento delle stanze dove i ragazzi stavano studiando. Come dire, un sistema innovativo per la misura, che appunto gli stessi ragazzi hanno effettuato, è questo tipo di campionatore passivo. Si chiama passivo perché non ha, per funzionare, non ha bisogno di nessun collegamento elettrico esterno oppure di un sistema di batterie. È molto versatile nell'uso, sia per quanto riguarda le sostanze che può analizzare, che nel caso specifico di questo progetto sono stati gli ossidi d'azoto e gli idrocarburi volatili, in particolare il benzene, ed è molto versatile perché può essere portato addosso, può essere collegato all'interno e all'esterno delle abitazioni. Queste misure hanno evidenziato un dato estremamente interessante, che era la qualità dell'aria all'interno delle aule, all'esterno delle scuole che hanno partecipato al progetto, era molto, molto buona. Sostanzialmente sono stati rispettati, nella settimana in cui abbiamo fatto il monitoraggio, gli standard di qualità dell'aria più innovativi dell'OMS. Il dato che in qualche modo ci ha sorpreso è stato quello delle misure all'interno delle abitazioni. E nel tema delle abitazioni abbiamo riscontrato valori molto più elevati di quelli che comunque i ragazzi stessi respiravano nelle loro classi, e in alcuni particolari casi con valori estremamente alti, appunto superiori agli attuali limiti di qualità dell'aria, attribuibili in base ai questionari che i ragazzi hanno compilato, che ci hanno permesso di capire quali erano le condizioni durante il campionamento. Dicevo, in questo caso i valori più alti sono stati riscontrati in casi dove c'erano e dei fumatori, dove le case stesse erano riscaldate a causa con pellet, comunque con sistemi a legna, e questo è stato l'elemento più importante, proprio una novità, perché per la prima volta attraverso questo progetto abbiamo fatto questo tipo di misure e questo tipo di riscontri, ai quali poi sono seguiti ovviamente indicazioni date agli insegnanti, ai ragazzi stessi, per vedere come migliorare la qualità dell'aria delle loro abitazioni. Tutto questo lavoro che abbiamo svolto è stato sintetizzato nel volume nel quinto quaderno di Eco Istituto Reggio Emilia Genova, che potete scaricare dalla rete, come potete scaricare dalla rete tutte le istruzioni per poter duplicare questo progetto, perché la sua novità è proprio quello che è possibile duplicarlo, ovviamente, come dire, e le istruzioni per l'uso sono scaricabili dalla rete internet andando nel sito di Eco Istituto Reggio Emilia Genova e andando a vedere in particolare il capitolo dedicato a questa esperienza, quindi di Sentinelle dell'Aria. Grazie.